Allora, buongiorno signor Barbato. Buongiorno, buongiorno. Ci ritroviamo a distanza di poco tempo. Sì, dal 10 qua... novembre 2010. 2010, esatto. E qua abbiamo in bella vista Passo Carabile, perciò lei ha il diritto del Passo Carabile. Il suo vicino ha il diritto della legge che le hanno concesso di fare quello che stanno facendo. Perciò ci sono due diritti a confronto. Non so cosa le abbiano già detto, visto che sono arrivati sia i vigili che i carabinieri. Stamattina alle 8:30 ho visto che cominciavano i lavori e direttamente ho chiamato la centrale. E stava dicendo che ho chiamato i carabinieri direttamente perché venerdì scorso ho querelato i miei vicini per violenza privata, che loro non mi lasciavano uscire di casa perché mi avevano occluso il passo carraio. Come adesso con un nastro? Sì, no, come un nastro, sì. L'ultima volta avevano messo due nastri che mi occludevano anche il passo pedonale, io non potevo uscire né con la macchina e né a piedi. E stamattina ho chiamato i carabinieri mi hanno detto di chiamare i vigili urbani perché già gli avevano parlato, ho chiamato i vigili urbani e mi ha risposto il vicecomandante Vivan. Vivan, Renato Vivan. E mi ha detto che conosceva il problema e che io, il mio passo carraio era decaduto perché c'era una DIA, un'autorizzazione di DIA. Ho detto guardi che la legge del codice della strada mi permette di entrare ad uscire finché ho il passo carraio e dico lei ha il dovere di intervenire e se gli ho chiesto se vuole intervenire oppure non vuole intervenire e lui mi ha risposto che mandava una pattuglia appena possibile. Perciò scusi se interrompo, una DIA, ma il comune le ha comunicato ufficialmente che lei non ha più diritto al passo carabile? No, assolutamente. Io ho ricevuto una comunicazione che al signor Trevisani era stato rilasciato una DIA e io gli avevo fatto presente, guardi che c'è un passo carraio autorizzato, ma si vede che le autorità competenti non hanno ascoltato, oppure non hanno voluto ascoltare. Io penso che lei si sia già rivolto all'avvocato. Il suo avvocato cosa ha detto? No, io attualmente non mi sono rivolto a nessuno, ho fatto una querela il comando dei carabinieri, ho esposto tutti i fatti che mi sono accaduti e adesso i carabinieri faranno le loro indagini. Perciò lei al momento non si è rivolto per cosa qua ultima a un avvocato? No, insomma. Assolutamente no. Anche okay. Perché c'è un passo carraio autorizzato, è la legge del codice della strada. Lei ritiene di non averne bisogno, insomma, la legge parla chiaro. Attualmente no, c'è un passo carraio autorizzato. Perché qua adesso io non riesco bene a capire, c'è un paletto, che cosa verrà qua? È fatto una rete fino a dove? Sì, la rete inizierà da quella muretta lì e finirà dove è sul buco qua. Ah, proprio davanti? Sì, il passo carraio. Stamattina sono intervenuti sia i vigili urbani che i carabinieri e attualmente sono nell'abitazione del signor Trevisani. Eh no, sono, vedo là. No, il brigadiere con il vicecomandante è a colloquio con il signor Trevisani. Ok, allora aspettiamo che venga fuori qualcuno, chiederemo anche a loro se ha voglia di parlare poi sul... Buongiorno. Salve. Possiamo fare due parole assieme? Sì. Grazie. Possiamo parlare anche qui? Mi dica. Un attimo solo. Sarebbe opportuno
fare un break, dopodiché possiamo... Dopo sì. Ci dà. Okay. Sì. Non c'è la corrente, signora, mi sa che è stata staccata la corrente. Quella non si avvolge. Questa di legno. Adesso la vedo per venire quella. Allora, il signor Barbato mi ha chiamato per la seconda volta. Qua abbiamo un problema che sembra difficile da risolvere, due diritti a confronto, un passo carabile, ma com'è la situazione? La questione è un po' particolare, tale per cui abbiamo fatto questo sopralluogo e gli uffici competenti saranno interessati e comunque non sono autorizzato a... dare ulteriori spiegazioni che comunque possono essere eventualmente chieste agli uffici competenti, compreso. Comunque al momento, diciamo che per oggi è fino a data a destinarsi, il signor Barbato ha di nuovo accesso alla sua abitazione. Avete risolto momentaneamente questo, possiamo dirlo? Momentaneamente questo, sì. Bene, la ringrazio. Arrivederci.